Un saluto a tutti gli amici di WhatsApp. Questo programma è giunto alla seconda puntata e in onda sulle frequenze di CamTele 3, canale 114 del digitale terrestre, e anche sul nostro canale YouTube della TV comunitaria Media Terronia. Quest'oggi ci troviamo alle spalle del Teatro dell'Acquario di Cosenza, dove si sono svolti i casting per l'edizione numero 7 di Ciao Darwin, in onda su Canale 5 in prima serata, nella prossima stagione invernale, condotto da Paolo Bonolis. Abbiamo intervistato un po' di ragazzi, abbiamo fatto un po' di riprese, vediamo come sono andati questi casting. Siamo con Alessia e Mirko, due ragazzi che hanno fatto il casting poco fa. Sì. Quali sono state le differenze, visto non solo estetiche, come sta pensando Mirko? Esatto, le differenze sono che madre natura ha dato altezza a lei e bassezza a me. Tanto Mirko Iaquinta, noto imitatore di Marrano Marchesato. Principato, ecco. Principato, hai visto? Visto. Ecco, l'ho fatto apposta, tu ci tenevi. Io ci tenevo, sono di Principato ma originario di San Giovanni in Fiore, cioè i miei genitori sono di lì, io in realtà non c'entro niente con San Giovanni in Fiore, però questa cosa è, la diciamo, prendiamo più comuni della Calabria, ecco. Comico e attore, ha fatto fiction in Rai. Sì, ho fatto qualcosina in Rai, ho fatto qualcosa con Rai Cinema, ho partecipato a dei film di Massimiliano Bruno e poi ho vinto su Uno Mattino in Famiglia come imitatore, miglior imitatore questa stagione di questo talent, appunto. Poi feci tempo fa Scherzi a parte con Enrico Brignano, feci incazzare tanto Enrico Brignano. Invece Alessia Reda, modella, studentessa di economia aziendale qui all'Unical. Sì, certo. Io ho partecipato al Miss Italia nel 2012 e nel 2014, il primo anno classificandomi tra le prime 20 finaliste e il secondo anno tra le prime 24. Visto. Quanto sei alta? 1,78. Pensavo di più in questi tacchi che hai messo oggi. Sì, le Geoffrey Campbell slanciano ancora di più. Com'è andato il tuo casting, visto che hai finito? Sì, è andato bene. Mi hanno fatto cantare, mi hanno fatto presentare, conoscermi. Speriamo bene, incrociamo le dita. In bocca al lupo. Mirko, invece, dimmi. Io devo ancora farlo il casting, infatti corro, perché se mi stanno chiamando poi faccio una figura di... no? Ma tu eri il 35, no? Cosa simile? 37, sì, 37. Poi mi sono messo bracciato a questa ragazza perché fa freddo, non pensate male, ecco. Lei c'ha sto maglione qui dell'orso polare, quindi insomma... siamo qua per questo. Dai. Qual è il tuo pezzo di repertorio delle imitazioni principale? Quale attore vuoi imitare? Io faccio Grillo e Benigni, secondo me bene, però questa volta faccio Benigni, visto che c'è diverso Lucio Fresta. Lucio, dove sei? Ti cercavo qua, cos'è? Non ci sei, non c'è Lucio Fresta. Ciao. Bravissimo come sempre. Invece Alessia cosa fa? Cantante, ma un pezzo qui non te la senti? No. Almeno dici qual è la tua canzone preferita, cosa canti, che stile hai? Ho fatto sentire un pezzo di Mina insieme, però mi riservo. Va benissimo allora. Okay. Grazie, è stato un piacere. In bocca al lupo. Il piacere è mio. Siamo con? Gina Grandinetti, la mamma di Alessandro. Alessandro Rovito. Quindi mamma e figlio. Insieme il casting questa mattina? Sì, siamo venuti qua per... Ma 22 mi sono chiamato. Ah, prego. Abbiamo seguito in diretta, infatti la signora Gina è andata a fare il casting. Quindi il suo figlio è rimasto, ha già fatto il casting? Già fatto il casting, sì. Com'è stato? Molto sincero, molto reale. Poi c'è la moglie di Paolo Bonolis che è simpaticissima, molto disponibile. È una persona veramente speciale. Siamo con Anna Maria, cantante, che ha provato quest'oggi il casting qui per Ciao Darwin 7. Com'è andata? Allora, per me è andata benissimo, perché poi alla fine ero sicura, perché uno non c'è bisogno che deve stare magari in ansia, perché allora loro poi sono bravissimi. La signora Sonia è molto cordiale, non ti fa sentire in suggestione e quindi per me bene. Poi speriamo bene l'esito, che sia buono. Qual è il tuo pezzo principale che canti? Allora, il mio pezzo che amo è Caruso. L'avrei provato stamattina, immagino, quindi. L'ho fatto, e come mai? Dentro, però non l'ho provato, no, non ho bisogno di prove. Mi viene spontaneo, perché poi alla fine canto spesso, sempre, quindi... Va benissimo. È stato un piacere, in bocca grazie al lupo. Grazie, crepi.
Buongiorno, mi trovo qua per fare il provino di Ciao Draghi. Faccio animazione, spettacolo, cose del genere, ballo, canto. Mi imito nei personaggi dello spettacolo come Tina Turner, Loredana Bertè, Lady Gaga, Gianna Nannini, Madonna e altri personaggi dello spettacolo. E adesso ci spostiamo all'Hotel Europa di Rende, dove sabato 28 novembre abbiamo seguito la giornata nazionale del Parkinson. Abbiamo intervistato la dottoressa Luciana Costa, responsabile dell'Istituto Nazionale di Scienze Umane ed Esistenziali della Regione Calabria, e anche il presidente dell'API Cosenza, Assunta Mollo. Durante la giornata sono svolti gli eventi, proposti anche dal bravissimo maestro Claudio Falcone, maestro di ballo, che ha fatto danzare in maniera abbastanza armonica i propri pazienti. Andiamo a vedere appunto com'è andata questa giornata. Siamo con Assunta Mollo, presidente dell'API Cosenza. Sì. Buonasera. Buonasera. E Luciana Costa, presidente responsabile dell'Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali, la sezione Calabria, sì. Com'è nata questa iniziativa qui all'Hotel Europa? È nata perché noi ci interessiamo di disagio esistenziale e quindi nel caso delle malattie degenerative qual è il Parkinson, quale disagio maggiore, specie chi ha comunque familiari a casa che li deve assistere, affronta delle problematiche quotidiane, e noi con la nostra attività, con la nostra opera, cerchiamo di lenire queste problematiche, di andare incontro e di formare anche i familiari a una corretta gestione del malato. Prima volta a Cosenza per questa iniziativa? No, veramente sono parecchi anni che noi come API Cosenza ci aderiamo a questa iniziativa nazionale che vuole porre l'accento, l'attenzione proprio sulle problematiche relative alla malattia di Parkinson, quindi è un evento che ogni anno puntualmente diciamo celebriamo, e quest'anno l'abbiamo fatto in maniera speciale col supporto dell'istituto di cui la dottoressa è la responsabile. Una parola sul pianoforte progettato da un artigiano cosentino, se non sbaglio. Questa è una chicca, abbiamo la fortuna, e l'artigiano è Pasquale Serra, è marito di Assunta Mollo, quindi è una famiglia di artisti, lei è anche una famosa pittrice, ed è proprio sull'arte terapia, anche sulla musicoterapia, che noi stiamo investendo le nostre risorse, perché abbiamo notato che i malati riescono a gestire meglio la malattia. Com'è la partecipazione generale a questi eventi di morbo di Parkinson? Noi come associazione proprio quest'anno abbiamo voluto porre l'attenzione sull'arte terapia, perché sono 3-4 anni che stiamo organizzando dei corsi di balloterapia e di cantoterapia, e abbiamo visto dei risultati strepitosi su noi pazienti, in quanto oltre ad avere un effetto diciamo sul fisico, perché riusciamo a muoverci con più facilità al ritmo della musica, ha curato molto il nostro umore. Questo è un aspetto importante, perché condividiamo questi momenti di ballo in maniera gioiosa e abbiamo ritrovato il gusto proprio di divertirci, che per noi parkinsoniani inclini alla tristezza, alla malinconia, è molto importante. Benissimo, direi che la serata può iniziare. Bocca al lupo. Grazie. Siamo con Claudio Falcone, maestro di ballo, che aiuta i pazienti di Parkinson molto spesso attraverso questa sua terapia particolare. Qual è la sua esperienza personale? Diciamo che tra tante esperienze che ho avuto nella vita mi mancava questa esperienza. È per capire davvero questo tipo di patologia, perché purtroppo siamo ignoranti a capire, e convivendo con loro sto capendo tante cose e mi stanno dando molte soddisfazioni perché mi seguono. Da quanto tempo è nata questa iniziativa? Allora, adesso di seguito saranno quasi 3 mesi, che è proprio di seguito, diciamo. Prima è stato, diciamo, a Salterello,
poi ci siamo capiti, siamo andati in sintonia e questo gruppo sta andando avanti da 2 o 3 mesi. Benissimo. Soddisfazione. Seguiremo sul campo. Seguiremo la sua esibizione. Appunto. Va bene. E anche per questa seconda puntata di WhatsApp Community è tutto. Community in occasione della TV comunitaria Media Terronia.
Ci vediamo sempre ogni venerdì sera su Camtele 3, canale 114 del Digitale Terrestre. A presto! De noche y de día funciona.